Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro un nuovo video per la rubrica dello scrittore, dove di solito raccolgo i miei consigli o le mie riflessioni sulla scrittura, in particolare quella di un romanzo, perché insomma nel mio caso io ho pubblicato un romanzo. Ho raccolto, e lo dico sempre, le vostre domande, perché mi lasciate ogni volta sotto i video che riguardano per l'appunto la scrittura. Quindi anche questo è la risposta a una domanda che mi è stata fatta da parte vostra, quindi una curiosità alla quale cerco di rispondere. Quindi anche in questo caso, se avete delle curiosità, lasciatemele sotto. Oggi parliamo di un problema che molti scrittori devono purtroppo fronteggiare, ovvero quello della crisi dello scrittore. Credo che sia una tematica che vi può interessare, perché praticamente molti di voi sotto a questi video mi scrivono appunto di aver iniziato qualcosa, scrivere qualcosa, magari per l'appunto un romanzo, comunque hanno iniziato un progetto, ma poi appunto è subentrata questa crisi, non è stato portato a termine e trovano difficoltà adesso a riprenderlo in mano e ricominciare a lavorarci. Quindi questi sono i miei 5 suggerimenti per superare la crisi dello scrittore. Primo. Io vi consiglio, per un momento iniziale, quindi soltanto per un periodo limitato di tempo, di dare spazio a questa vostra crisi, nel senso che a volte ci fa anche bene separarci un po' dalla scrittura. Questo perché? Perché magari la crisi dello scrittore è derivata proprio da un insieme di cose che possono essere successe nella nostra vita e che in quel momento occupano la nostra mente più della scrittura. Quindi potrebbe essere affrontare una difficoltà sul lavoro o un problema familiare, o anche semplicemente avere la mente impegnata in qualche altro tipo di progetto che durante un anno, durante una vita, ovviamente ci può succedere, ci può capitare, e quindi non troviamo abbastanza tempo per la scrittura. E quando ci sediamo al computer per scrivere magari siamo troppo stanchi e non ne abbiamo voglia. Quindi non c'è niente di male, date spazio anche alle cose che in quel momento richiedono la vostra attenzione. Ci sarà un momento poi per ritornare alla scrittura. 2. Il secondo consiglio che vi do riguarda invece il tornare a scrivere, perché come ho detto all'inizio, prendersi una pausa dalla scrittura credo che sia d'aiuto, però soltanto all'inizio. Infatti, se mi conoscete lo sapete, la mia filosofia è che un'idea di un romanzo o comunque di una storia che vuole essere raccontata ci arriva alla mente perché ci chiede appunto di essere tramutata in qualcosa di scritto. Se noi la trascuriamo troppo a lungo, l'idea poi si stanca di noi e se ne va. Quindi succede molto spesso che appunto se abbiamo lasciato il nostro operato, comunque il nostro romanzo a se stesso per troppo tempo, quando ci torniamo non siamo più interessati, non ci sembra più un'idea così carina, ed è un peccato perché quando ci siamo messi al lavoro ci sembrava proprio un'idea forte, ecco, qualcosa in cui credevamo. Ovviamente per tanto tempo non intendo qualche giorno, qualche settimana, intendo abbandonare un progetto magari per tanti mesi, ecco, quello può essere deleterio per il vostro lavoro. Quindi è qui che arriva il mio secondo suggerimento, quello di ricominciare a scrivere. Ma come possiamo ricominciare a scrivere se non abbiamo voglia o non ci sentiamo in vena, non ci vengono le idee? Bene, in questo caso un piccolo consiglio che vi do può essere quello di provare a cambiare luogo dove di solito scrivete. Se siete abituati a scrivere nel vostro studio, nella vostra camera, magari provare a prendere il computer portatile, se lo avete, e portarlo in un'altra stanza, magari ora siamo d'inverno davanti al camino in salotto, oppure semplicemente sul tavolo di cucina con accanto una bella tazza di tè. Oppure se non avete la possibilità di spostare il computer, perché no, potete semplicemente riordinare la vostra scrivania, pulirla tutta a fondo, togliere, buttare le cartacce, mettere a posto tutti gli appunti, le penne, farla ancora più bella ai vostri occhi. Vi sembrerà di lavorare in un ambiente nuovo e questo potrebbe essere di stimolo per nuove idee. 3. Altro metodo secondo me utile per ritrovare la passione per la scrittura è quella di provare a cambiare il nostro abituale mezzo di scrittura, ovvero se siete abituati a scrivere al computer, come perlomeno lo ero io e lo sono io adesso, potete provare a scrivere a mano, a penna per esempio, oppure se siete abituati per l'appunto a scrivere tutto
a mano, provare in questo caso invece a usare una macchina da scrivere se l'avete o comunque il computer, perché magari potrebbe essere una maniera diversa di approcciarsi alla storia e questa potrebbe fluire in maniera migliore attraverso la vostra mente fino alle vostre mani. In particolare mi riferisco a quei momenti in cui, e penso capitino a tutti gli scrittori, siamo in giro e cogliamo qualcosa, ci viene un'idea, abbiamo un'ispirazione, vediamo qualcosa che ci dà voglia di scrivere. Però non siamo a casa, non abbiamo la possibilità di metterci al computer. Ecco quindi che avere sempre dietro un taccuino, un block notice per poter prendere un appunto è sicuramente d'aiuto, perché se aspettassimo la sera di arrivare a casa, magari poi ormai non siamo più nel mood giusto, no? Non siamo più invogliati a scrivere, siamo stanchi, abbiamo tante cose da fare e non lo facciamo più. Cogliamo l'attimo, cogliamo l'occasione, quindi come io penso il 90% di noi scriva ormai al computer, ecco che portarsi carta e penna dietro può essere la soluzione per acchiappare al volo un'idea, trascriverla e quindi aver voglia di svilupparla poi in futuro quando ci metteremo poi con calma a lavorarci. 4. Il mio quarto consiglio è quello di provare ad immergersi in qualcosa di diverso. Può succedere che magari in quel momento, dopo aver scritto magari anche tante pagine, ci troviamo un po' annoiati a volte, può succedere dalla storia che stiamo raccontando, può succedere appunto che stiamo scrivendo un capitolo un po' noioso oppure non abbiamo idea su come proseguire con i personaggi. Eppure la voglia di scrivere è dentro di noi e la sentiamo battere forte. Ecco, in questi casi magari abbiamo voglia di scrivere qualcos'altro. E allora perché non farlo? Alla fine si può far tutto quando si parla di scrittura. E allora dedichiamoci a qualcos'altro. Abbiamo voglia di scrivere un racconto breve, scriviamo un racconto breve. Abbiamo voglia di buttare giù una descrizione, di scrivere un attimo, di scrivere un incontro, di scrivere un paesaggio. Non importa, quello che ci ha ispirato durante la giornata semplicemente può essere trascritto su carta e penna, con carta e penna o comunque sul computer, per stimolarci a scrivere, perché in questo modo comunque riprendiamo confidenza con le parole e soprattutto ci ricordiamo di quanta soddisfazione ci dia la scrittura. Un altro esempio può essere quello di lavorare su qualcosa di totalmente diverso da quello che stiamo facendo. Per esempio, voi state scrivendo magari un romanzo ambientato ai giorni nostri a New York, però improvvisamente avete voglia, magari avete parlato con vostra nonna, avete voglia di scrivere di una ragazza che vive negli anni 40 nella campagna toscana. E allora perché non assecondare quel desiderio? Scrivete qualcosa su questa ragazza, non importa che la vicenda abbia un inizio, una fine, non importa che si sviluppi in pieno, l'importante è che voi diate sfogo alle vostre idee, alle vostre passioni e poi vedrete che da cosa nasce cosa. 5. Il mio ultimo consiglio per riprendere a scrivere un progetto, un romanzo che avevate lasciato a metà è quella di rileggere tutto il vostro lavoro dall'inizio. Se siete a un punto morto, sono passate diverse settimane, non avete scritto più niente, magari vi sembra di non avere nuove idee, rileggere tutto può essere sicuramente d'aiuto, perché vi rimmergete di nuovo nella storia, vi ricordate quei particolari che magari erano andati un po' persi nella memoria, ma soprattutto vi ricordate perché quella storia vi era piaciuta tanto e perché la volevate sviluppare. Sembra un consiglio scontato, ma in realtà è così: quando passa il tempo si tende a dimenticare quello che ci aveva ispirati all'inizio, invece è sbagliato. E proprio per questo il consiglio di rileggere sempre quello che abbiamo scritto è proprio il metodo giusto per rimmergersi in pieno nel lavoro che stavamo facendo. Arrivate in fondo alla lettura, siete davanti alla pagina bianca, ancora non arrivano idee? Beh, a questo punto l'unica cosa da fare è scrivere una frase. Non importa che questa sia perfettamente collegata con quello che c'era prima e non importa che sia la frase perfetta per cominciare un nuovo capitolo. Vedrete che poi da quella frase ne nascerà un'altra e poi un'altra ancora e tutto diventerà molto più fluido e molto più scorrevole. Ci sarà poi tempo in un secondo momento di ricorreggere i piccoli particolari. Intanto è importante essersi sbloccati e aver ripreso a scrivere. Bene ragazzi, io spero che questi consigli vi siano d'aiuto, perlomeno per me è così. Se avete altri metodi per superare il blocco dello scrittore, condivideteli qui sotto, perché a me o a altri scrittori sicuramente potrebbero tornare utili. Grazie ancora, noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!